In questo tutorial di Arcadia vedremo come poter personalizzare quelle che sono le caratteristiche di un muro. Se noi dal menu architettura andiamo nella gestione muro singolo, muro continuo, possiamo andare all'interno delle proprietà e creare quelli che sono i preset di muratura che io utilizzerò poi nel mio progetto. È possibile personalizzarli grazie alla lista layer che vediamo qui in basso. Difatti io posso scegliere innanzitutto quelle che sono le caratteristiche di definizione d'altezza, cioè o meglio prendere quella automatica definita dal piano di riferimento oppure andare a personalizzare quello che è il livello del bordo inferiore altezza della parete. È possibile andare a creare quelle che sono anche delle caratteristiche d'altezza iniziale e finale del muro. Inoltre, io dalla gestione layer posso aggiungere una stratigrafia del muro. Come vediamo qui nell'anteprima abbiamo un muro semplice con l'asse di simmetria del bordo sinistro e bordo destro e direzione del disegno, ma nel momento in cui io vado a generare quelle che sono altre stratigrafie, come ad esempio un isolamento di 5 cm, e quindi dare anche quello che è il materiale di riferimento con il colore, io vado a, vedete, andiamo ad allargare quella che è la caratteristica, io vado a definire quello che è la rappresentazione poi grafica. Difatti, ad esempio, io posso andare a inserire un'ulteriore stratigrafia di 5 cm e sempre di isolamento con un colore stabilito giallo, e andarlo a posizionare con le frecce nella parte alta. Questa, vedete, si sta generando quella che è una rappresentazione. Muro di mattoni, ad esempio, io potrei scegliere anche un tipo di rappresentazione di questo tipo e ovviamente aggiungere ulteriori strati, come ad esempio andiamo a inserire quella che è la finitura di sempre 5 cm, dove diamo ad esempio il materiale con la ricerca in tonaco. Scegliamo una tipologia di intonaco, diamoci un colore e rappresenteremo quindi quello che andiamo a definire. Eccolo qui, un'anteprima di questo tipo con un totale di lo spessore di un muro di 40. Quindi questo ci dà la possibilità di poter poi andare a salvare questo muro personalizzato. Quindi andiamo a cliccare su salva libreria di tipi che si basa su impostazione dell'elemento. Quindi andiamo a scegliere il nome muro con isolamento muro di 40, ecco qui muro 40 cm con isolamento doppio con finitura lato destro. Questo mi permette quindi di andare a personalizzare, quindi a salvare questo muro personalizzato, salva nella libreria globale e salva nella libreria progetto. In questo modo io avrò caratterizzato questo muro che potrà essere poi utilizzato anche per rappresentazioni future, e quindi utilizzarle anche appunto per i progetti successivi. Difatti, se io vado adesso ad attivare la funzione, posso andare a richiamare questo muro, libreria utente, vedete? Eccolo qua, muro 40 cm con isolamento doppio con finitura lato destro. Quindi mi dà la possibilità quindi di andarla a richiamare poi quando serve all'interno della libreria, della biblioteca del progetto o anche nella libreria appunto globale, perché sarà disponibile sempre a disposizione dei miei vari progetti e vari lavori.